E la lista Andria Bene in Comune ha avanzato la proposta di intitolare una via della città a Gino Strada, il fondatore di Emergency, morto la scorsa settimana a 73 anni. Il servizio di Marilena Pastore. Un parco, una piazza o una via da intitolare e dedicare a Gino Strada. È la proposta che giunge dal gruppo consiliare di Andria Bene in Comune, per ricordare il fondatore di Emergency. Da dove nasce questa idea e soprattutto qual è la vostra proposta? L'idea nasce dal tributo, a nostro parere, necessario a un gigante dei nostri tempi. Voglio dire, nel suo credo che nel mondo ci siano pochissimi esempi che possono essere paragonati a lui. Gino credo che si meriti questa cosa, che il suo ricordo, la sua mission, la sua opera non vada affidata all'oblio. Credo che sia un dovere civico di chi riconosce il suo impegno per la pace, per il soccorso degli ultimi, per il farsi carico di chi naturalmente e purtroppo meschinamente la società tende a porre ai margini. Credo che sia dovuto questo ricordo di questa persona, perché è giusto che anche le future generazioni possano godere, seppur in via riflessa, attraverso un nome di una piazza, di una strada, ancorché meglio se fosse un ospedale o una strada che conduca un ospedale, l'opera di Gino Strada. Di Gino Strada bisognerebbe tener presente, oltre che l'impegno quotidiano, costante, durato 40 anni, ha curato 15 milioni di persone, soprattutto nei teatri di guerra. Un conto è fare il medico in una situazione sociale e civile tranquilla, un conto è farlo sui fronti di guerra. E deve essere un monito quello che lui ha scritto e affidato alla stampa, il giorno, alla stampa, il quotidiano torinese, il giorno della sua morte, in cui anticipava quello che il giorno dopo è diventato realtà, ovvero che l'Occidente molte volte si presenta come essere il portatore di democrazia, l'esportatore di democrazia, molte volte è l'inizio dei problemi di altre popolazioni che vivono in un loro contesto e quindi ci subiscono come eserciti occupanti, che era la parola che Gino diceva. Più che portare democrazia, per adesso portiamo occupazione territoriale, e loro così ci hanno vissuti. Le sue parole sono state tremendamente profetiche. Non sarebbe male, per quel che ci riguarda, per quel che mi riguarda, che la strada da dedicare o la piazza da dedicare fosse vicino alla struttura sanitaria locale, che è una struttura ospedale pubblico, sanità pubblica, per cui Gino ha speso una vita nel tesserne le qualità, le lodi, l'ineludibilità. Se pensassimo invece al nuovo ospedale. Il nuovo ospedale sarebbe fantastico fosse intitolato a Gino Strada, ma questa è una incombenza, come si può dire, un compito della regione. Ecco, ci potremmo far latori di proporre alla regione,